oltre 70 anni Mara Venier ha ancora tanto da dare, e da dire. E tra le confessioni più recenti c'è anche qualche parola sul suo amore, dopo tanti anni. Mara Venier ha superato il giro di boa dei 70 anni, ma resta l'amatissima zia Mara volto di Domenica In e della Rai in generale, come sempre. Ogni rete ha infatti il suo volto rappresentativo, e lei lo è della sua, assieme a poche altre glorie del passato come Pippo Baudo, ad esempio. Sarà per la sua veracità che è tanto amata, la sua risata di pancia, le lacrime vere, l'empatia con i suoi ospiti. Veneziana Doc, in un'intervista al Corriere ha toccato diversi argomenti riguardo la sua vita, persino dell'infanzia. Cresciuta nei palazzi dei ferrovieri, ha ricordato inaspettatamente, ero la capobanda dei bambini in quei palazzoni. Ero sempre per strada, studiavo poco e a scuola andavo male. Una lunga intervista nella quale si è aperta totalmente. E non poteva mancare l'argomento amore. Dopo tanti anni la sua confessione è stata in attesa, Mara Venier. La confessione sul suo amore. Mara Venier ha avuto una vita lunga e movimentata. A soli 17 anni è rimasta incinta di Elisabetta, nome molto noto in TV per via di alcuni programmi ai quali ha preso parte in passato. Di quel primo amore ha raccontato nella citata intervista di aver frainteso la prima cotta scambiandola per l'amore vero. Sono rimasta incinta praticamente subito, manco sapevo come si facevano i bambini, confessa. E nonostante tutti le dicessero di non tenere quella bambina, lei decide di fare il contrario. I miei dovettero firmare per il matrimonio, riparatore, perché ero minorenne. Il 13 giugno del 68 mi sposai, e Francesco la sera stessa mi mollò per andare a Roma per fare l'attore, racconta. Il matrimonio infatti è durato circa un anno. Da Pier Paolo Capponi ha invece avuto Paolo. E tra i suoi amori il più noto è quello con Jerry Calà, al quale è stata legata un anno, ma con il quale ha ancora oggi un rapporto di stretta amicizia. Anche quello con Renzo Arbore è stato un rapporto sfociato poi in grande stima e affetto. Tutta la verità, oggi è legata a Nicola Carraro, da circa 23 anni. E dal 2006 i due sono marito e moglie. Mara Venier ha finalmente trovato la serenità, anche se ogni tanto hanno una discussione. Legata anche al suo lavoro, ammette. Ogni anno lei sostiene che sarà l'ultimo alla conduzione di Domenica In, ma poi puntualmente torna l'anno successivo. E va avanti così al 1993, 30 anni anche se con qualche intervallo. È il mio tallone d'Achille, non potrei fare nessun altro programma. La Rai anche questa volta mi ha chiesto di fare un altro anno, e allora sono andata da mio marito che non gli sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato. E ogni volta è così, si schermisce. E nonostante qualche polemica, afferma, la mia storia professionale dimostra chi sono, amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando è arrivata Giorgia Meloni. E probabilmente ci starà ancora a lungo.